Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in questa giornata del mese di maggio, che vogliamo raccontarvi quanto scriveva Padre Pio al suo caro padre lettore, Padre Agostino da San Marco in Lamis, da Pietrelcina. Era il 9 maggio del 1915. Ecco, raccontiamo sempre il motivo per il quale Padre Pio, questo giovane frate sacerdote, era a casa sua, nella sua Pietrelcina, perché stava male, aveva questa strana malattia che gli impediva di stare bene in convento, quindi riusciva a stare bene, meglio, a casa, tra i suoi, in famiglia, anche se lui abitava in un'altra piccola casetta a Pietrelcina, via Santa Maria degli Angeli 44. Ecco, cosa raccontarvi in questa giornata? Ecco, è Padre Pio che racconta. Racconta delle sue battaglie col demonio e soprattutto quanto era forte. Infatti scrive a Padre Agostino: il nemico è fortissimo. Gesù e Maria vi facciano sempre più crescere in carità e vi rendano sempre più degno per la celeste patria. Così sia, caro padre. Ahimè, chi mi libererà da questi leoni ruggenti, pronti a divorarmi? Troppo bene voi dite che il Signore, mentre ci prova con le sue croci e con le sue sofferenze, lascia sempre nel nostro cuore uno spiraglio di luce, per cui si conserva sempre una grande fiducia in Lui e si vede la sua immensa bontà. E purtroppo questa luce non è venuta mai meno, ma dovete ancora convenire meco che le è appunto questa luce che cagiona al povero spirito una pena superiore ad ogni umano concetto, rappresenta in tal modo la divina bontà da non potere l'anima goderne con possedimento di amore, ma solo ella sospira da lungi un tal possesso con desideri penosi. Questa luce fa anelare l'anima a Dio, fonte di ogni bene, e che il più delle volte è stretta a palesare la pena delle sue brame con un profluvio di lacrime, scrive Padre Pio a Padre Agostino. Padre mio, qui, in questo stato, per la povera anima, tutto è un tormento. La poverina è posta di continuo in una contemplazione tormentosissima, in cui Dio, con mirabile notizia, facendosi a lei vedere lontano, la sveglia. E le sveglia un dolore sì acuto da ridurla alle agonie di morte. Immaginate, scrive Padre Pio, quanti e quali pene io soffro. Voi già avete compreso quello che mi sta accadendo. Il nemico, non bisogna illuderci, è fortissimo, se non si vuole arrendere. L'anima ne comprende, alla luce che Dio in lei infonde, tutto il pericolo che corre se non sta sempre allerta. Il pensiero di perdere il tutto con una possibile caduta fa tremare la povera anima, come canna esposta al vento.